Ti sarai sicuramente chiesto più volte perché ti senti così solo in questa fase della tua vita. Molte delle credenze, delle idee che hai fin da bambino in realtà non sono tue, ma ti sono state preimpostate dalla società, dagli amici, dalla famiglia ed hanno influenzato il tuo modo di pensare senza che tu abbia potuto averne controllo. L'isolamento ti permette di prendere coscienza di questo e ti dà la possibilità di iniziare a creare il tuo pensiero razionale senza alcun tipo di filtro imposto nella tua mente. Sei in grado di rielaborare in maniera lucida le informazioni che assorbi quotidianamente e comprendere se possono essere utili per la tua vita. La maggior parte delle persone nascono e muoiono senza sviluppare una propria personalità. È come se non fossero mai esistite. Trascorrono la loro preziosa vita seguendo quello che gli viene detto di fare, senza mai porsi delle domande. Questa è la più grande tragedia dell'umanità, ma le persone non se ne rendono conto. Tu sei un creatore ed hai la possibilità di vivere una vita magnifica, stando alle tue regole. Questo è il potere dell'isolamento spirituale. Stai riuscendo a guardare dentro di te per capire cosa accade. Stai lottando da solo contro i tuoi problemi e sei costretto a risolverli. Può essere molto difficile e doloroso accettare questa situazione e cambiare i tuoi schemi di pensiero, ma l'unico che vuoi. Il cambiamento è necessario per diventare la persona che sogni, ed una vita nuova richiede un nuovo ambiente, nuove convinzioni, nuovi modi di pensare e nuovi modi di percepire il mondo. Questi cambiamenti possono essere scomodi,
ma ti stanno silenziosamente portando alla migliore versione di te stesso. Uno dei motivi per cui potresti incontrare l'isolamento durante il tuo viaggio di crescita è quello di recuperare e incarnare la tua energia spirituale. Questa energia potrebbe essere stata completamente sperduta nel corso degli Vittorio Alfieri si faceva legare alla sedia dal suo domestico per essere obbligato a studiare. Giacomo Leopardi, che è il più grande cantore della solitudine, convinto com'era che questa condizione rafforzasse la poesia, ha lasciato scritto la cosa più vera e più semplice. La solitudine è come una lente di ingrandimento. Se sei solo e stai bene, stai benissimo. Se sei solo e stai male, stai malissimo. E non c'è niente di più vero. Tutte le più grandi scoperte ed invenzioni della storia spiega che l'isolamento voluto e ricercato facilita la creatività perché permette di